Come la vedi uscire dal casello a Playa del Carmen? Come dire esco a Genova Est, la stessa cosa. Come dire uscire a Rosignano? A casa. A casa! Che storie, ragazzi, abbiamo preso l'autostrada scendendo dal Cuio. Iniziano a vedere le cose nuove che abbiamo lasciato 2 anni fa. Sai quante ce ne saranno? Esatto. Quindi dal Cuio abbiamo preso la strada di cui l'ultimo pezzo è autostrada e quindi siamo al casello di Playa del Carmen. Non avresti mai detto? Ma dove sei voluta venire? Non dove mi hai portato, dove t'ho portato, ma dove vediamo sei voluta? Qua c'è un restringimento. Sì, vediamo se c'è un'altra novità, Ma io quando mi avevi detto voglio andare a far Natale a casa pensavo tu volessi tornare a Genova un'altra volta. Comunque adesso vediamo com'è cambiata Playa del Carmen dall'ultima volta che ci siamo stati noi nel... Dall'ultima volta che ci siamo stati, da quando siamo andati via, esattamente 2 anni fa. La faccio guidare Ale perché su queste strade dove ho guidato per qualche anno non mi sento pratica. Dopo 2 anni di assenza. Siamo a Playa del Carmen sulla Colosio, quartiere popolare della Playa Bene. Benissimo, della Playa benissimo proprio. Abbiamo fatto 2 vasche per arrivare in questa zona semplicemente per cercare una purificadora di acqua e abbiamo trovato la purificadora acqua immacolata. Però non ci sono più le purificatore di una volta, adesso ci sono i riempigaraffoni automatici, quindi mi sa che ci scordiamo di attaccare la canna per un po'. Comunque, e io rischio le ernie ogni volta che devo alzare la tanichetta. Quali sono le prime impressioni? Un bordello pazzesco, settimana di Natale, infatti, non vi dico altro. Infatti. Però dovevamo farlo. Siamo a Playa da poche ore, adesso siamo già in coda perché c'è un bordello pazzesco. Vediamo se regge la cosa emozionale di stare in Playa per Natale. E se non regge? E se non regge, toccherà ritornare a trasferirci qua. Ma porca miseria. Vabbò, andiamo? Importante a Playa del Carmen? Il tassista ha sempre ragione. Maldito. Non ti mettere con i tassisti perché è vita breve. Esatto. Ci si dirige verso casa. Casa, vero? Via. Hola, buenas tardes. Vamos de visitas con unos amigos acá al edificio Atmosfera. Acá están los códigos. ¡Oh, qué emoción! Mi regge il corazón. Benvenuto, bentornata a casa. Sì, ci hai fe, guarda proprio, Buongiorno amici, entrati a Puerta Venturas, ci siamo parcheggiati qui di fianco al collegio.
Quindi non abbiamo parcheggiato sotto l'ex casa nostra, perché comunque una strada più stretta, e qui quella cosa che ci sono le vacanze di Natale, il collegio all'interno del complesso turistico è chiuso, quindi c'è molta più tranquillità. E poi c'è il wifi gratuito. E adesso, visto che è uscito anche un bel sole, ne approfittiamo per andare in spiaggia e ovviamente farvi vedere la spiaggia fantastica che c'è qua. A soli 5 minuti da dove abbiamo parcheggiato il Cingon c'è l'ingresso in spiaggia, che è quello che sto percorrendo adesso. È un viottolino che dà la possibilità di arrivare sia sulla spiaggia, diciamo, libera, e sia sulla spiaggia appartenente al Beach Club qui di Puerto Ventura. Oggi voglio raccontarvi qualcosa di più su questo posto. Che cos'è? Perché è così importante per noi questa località, Puerto Aventuras? Innanzitutto si trova nella Riviera Maya, in una zona compresa tra Tulum e Cancun, quindi diciamo più vicino a Playa del Carmen. Per noi è importante questo posto perché ci abbiamo vissuto tantissimi anni. Perché siamo ritornati qui? Siamo ritornati qui per il semplice fatto che in questo primo mese, diciamo, ci siamo stancati parecchio. Perché? Perché nonostante il nostro Messico pensavamo e sappiamo di conoscerlo abbastanza bene, le condizioni non sono proprio quelle ottimali per questo tipo di vita, per questo tipo di viaggio. Difficilmente si trovano posti come quelli che cerchiamo noi, quindi posti in mezzo alla natura, posti tranquilli dove possiamo stare fermi anche qualche giorno, come abbiamo fatto per tutto il resto del viaggio da quando siamo partiti. E voi vi chiederete, beh, allora perché siete andati fino nella Riviera Maya, che è il posto in assoluto con più caos di tutto il Messico, visto la grossa affluenza di turismo che c'è da queste parti? Siamo venuti fino qua perché, appunto, essendo qui il quartiere dove abbiamo vissuto per tanti anni, è anche il posto dove sappiamo poterci rilassare minimamente. Ed è un posto dove, diciamo, puoi entrare solo con speciali permessi o con invito di qualcuno residente all'interno. Questo era il mio angolo preferito per venire a nuotare, perché guardate il colore dell'acqua, tra l'altro bella fresca perché acqua di cenote che si congiunge poi al mare. Addirittura di notte si può dormire con i finestrini aperti perché è un posto super sicuro e super tranquillo, e in un posto comunque dove ci sentiamo ancora a casa. Stiamo andando a fare il famoso bagno abusivo, quello nella nostra ex piscina. Mi sembra il minimo, cioè. Ma ci sentiamo ancora residenti, scusami. Abusivismo edilizio.
ce ne abbiamo avuti tanti abusivi durante gli anni che c'eravamo lì noi, che se una volta ogni tanto noi, lo facciamo gli infiltrati noi, non muore mica nessuno, tanto non c'è nessuno nel condominio. Che poi non ci invitano, sinceramente. Sì, infatti, andiamo lì a trovare i nostri amici, i nostri ex vicini di casa. Vedi che c'è la signorina qui che ci sta invitando a fare il bagno. Amici, benvenuti sulla famosissima carrettera federale 307. Cancun, Chetumal. Esattissimo! Sere, quanti chilometri avremmo fatto io e te anda e rianda su questa carrettera? Troppissimi. Madonna. Vabbè, adesso ci stiamo spostando a 10 minuti passato Puerto Aventuras in direzione Tulum, dove è un altro quartiere dove abitano i rimanenti nostri amici vari, che sono sempre qui in zona, e quindi andiamo a Chanchehuil. Esatto, famosissima località turistica della Riviera Maya. Magari qualcuno conoscerà Akumal, che è un pochino più famoso. Chanchehuil. Chanchehuil è subito dopo Akumal. Andiamo a casa di Lucia e Massimo, dove passeremo il Natale. Massimo, che ha un diving che si chiama Deep Bubbles, e invece Lucia che organizza ritiri di yoga. Quindi amici che volete venire a fare immersioni in Messico, cenotes, Cozumel, oppure yoga, oppure la moglie fa yoga, il marito va a fare immersioni, Massimo e Lucia sono le persone che fanno per voi. Buongiorno, oggi abbiamo dormito, anzi oggi ci siamo svegliati a Chanchehuil, dove abitano i nostri amici. Abbiamo dormito qui proprio nella strada di fronte a casa dei nostri amici, siamo arrivati qui, abbiamo portato un bel tempo, infatti piove, è nuvolo e non si può andare in spiaggia. Quindi adesso ci andiamo a fare un giro qui nel loro quartiere, qui si dice frazionamento, e andiamo a vedere qualche piccolo cenote che c'è proprio qui di fianco a casa loro. Cianche che? Ciancicato. Cianche che? Riviera Maya, terra dei cenote. Infatti capita spesso e volentieri che ci siano diversi cenote, magari non famosi come quelli dove si vanno a fare le escursioni, ma che siano semplicemente in mezzo ai centri abitati, così come questi di Chanchehuil, dove chiunque possa venire prima di andare a casa nelle calde serate estive e farsi un bagnetto, cosa che noi oggi non facciamo perché è sempre nuvolo e fa freschino. Nostalgia dei cenotes? Stavo pensando che io fino a neanche 15 anni fa praticamente questo qui era il mio lavoro tutti i giorni. Ho qualche migliaio di immersioni nei cenotes qua del Quintana Roo e della penisola dello Yucatan. Vaya folclórico, voy a disculpar la tardanza y los dolores de cabeza, ¿sabes? Agradezco tu paciencia. Ma che spettacolo essere a casa! Che spettacolo! Ma per essere a casa di dicembre fa un po' caldo, eh? Sei a Genova? No, magari a Genova ci fosse la carrettera federale 307.
Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Dónde se dirige, amigo? Acá, playa. Sí, señor. ¿Qué transporta? Nada, es nuestra casa rodante. Sí, señor. Adelante. Gracias. Da Playa del Carmen mangiare un boccone. Niente insalata nemmeno oggi. Ormai è caduta nel genere. Veramente, però. Anche la sera ormai l'insalata, addio. Adios. Adios, come dice il buon Antonino. Ma dove mai portato? E nel casino più totale della carrettera federal 307 Cancun Chetumal, siamo arrivati alla foresta. Posto stare! Ma con questa storia di rumore della carrettera, altrimenti non mi sentono i nostri amici. Posto storico e toppissimo. Cosa mangiamo? Dal 1994, beh, noi un po' dopo, diciamo dal 2000. Cosa andiamo a mangiare? Lo scopriremo. Posto, lo sappiamo già. Posto toppissimo, veramente storico di Playa del Carmen. Andiamo a pranzo alla foresta. Dovete sapere che questo posto a noi molto conosciuto era uno di quelli dove quando lavoravamo ci davamo appuntamento nell'ora di pausa, anzi nella non ora di pausa, nei 5 minuti di pausa, perché questo era famoso per mangiare in 5 minuti, proprio sulla carretera federale che noi facevamo avanti e indietro con i nostri furgoni e venivamo qui a farci due tacos. Esatto. Solo che adesso siamo arrivati dopo 2 anni di assenza, abbiamo guardato il listino prezzo, i tacos di gamberoni che prendevamo noi all'epoca che costavano 20 pesos 20-22 massimo, quindi diciamo all'epoca l'euro non era alto come adesso, quindi costavano tipo 80 centesimi di euro, adesso costano 35, quindi quasi 2 euro. Vabbè, comunque era uno dei posti storici, chiamata anche l'ercioteca. No, però non tanto l'ercio. Vabbè, ti farei vedere la cucina, poi me lo ridici come non è l'ercioteca. Vabbè, ce ne sono di peggio, di posti. Cosa ordini? Lo mismo di sempre. Ossea? Ossea tre tacos de camarone. Empanizzato. Dai, ciao ciao, che poi ci abbiamo da fare. Sì, ragazzi, alle 2 c'è la premiere, vi abbiamo promesso che siamo in chat e quindi dobbiamo andare a cercare un wifi. Sì, qua si dice wifi. Buona. Stiamo smesso. Dígame. Se serían dos órdenes de tacos de camarones empanizados. Sí. Una coca para mí. Tortillas de maíz. Sí. Sí. Y para mí, ¿qué tiene de refresco? Coca, manzana, Sprite. ¿Tendrá por casualidad limonada? No, solo refresco. Bueno, entonces una Fanta. Coca, manzana, Sprite y Fusti. Fusti. Okay. ¿De limón o de durazno? De limón. Perdón, sus tacos van a ser 2 y 2, es que son por pieza. 3. 3 y 3. Sí. Picco de gallo. Secondo me arriva anche a voi l'odore tremendo di cipolla. Todos sabemos que la vida será seis para luchar. Innumerable situación. Tutte bondà. Vabbè. No, te lo lascio a te, vai. Per far vedere che è più abbondante il tuo. Perché a me mi hanno riconosciuto, lo sanno che a me me lo devo dare, porzione abbondante. A
Amici, buon appetito dalla foresta di Playa del Carmen. Foresta ovviamente vuol dire foresta, perché siamo così in mezzo un po' alle piante, agli alberi. Non come genovese, foresti. No, assolutamente. Stranieri. Quindi prima di tutto ci spariamo il limone sopra il gambero. Saranno anche aumentati di prezzo, però numero uno, le tortillas sono molto più piccole. Sì. Numero due, prima le tortillas se le portavano doppie e io me li splittavo e le facevo risultare doppia razione. Dunque sì. Risaliti in 448 sul Cingon per spostarci, siccome è la foresta, buono, buonissimo, tutto quello che vuoi, però non è che fanno dolce, caffè, ammazza caffè, eccetera. Sì, a noi quello che ci interessa è l'ammazza caffè più che altro. A quest'ora. A me quello che mi interessa è il caffè, mi direte, potrei anche farmelo sul Cingon, è vero. Però considerato che abbiamo la premiere di un video tra poco, di qua puoi andare? Sì, sì. E stiamo cercando un wifi gratuito, c'è una specie di bar, perché qui non è che sono proprio bar come sono da noi, una specie di Starbucks a livello Mexican qui vicino, quindi andiamo lì, io mi prendo il caffè, Ale si prende un frappè, non lo so, qualcosa, anche no, anche niente, e facciamo la premiere del video. Siamo al fresco perché c'è l'aria confezionata e via, quindi andiamo verso a Cacao, sperando che ci sia sempre, che non sia cambiato qualcosa, che magari era uno dei miei posti preferiti per prendere il caffè, per fare la colazione. Il sistema di viabilità a Playa del Carmen è diviso fra calles, ossia vie, e avenide, ossia viali. Le avenide sono quelle che corrono parallele al mare e vanno di 5 in 5, quindi avenida 5, avenida 10, avenida 15, avenida 20, eccetera, eccetera, eccetera. Mentre le calles sono quelle invece perpendicolari al mare e vanno di 2 in 2. Quindi 2, 4, 6, 8, 10, eccetera, 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 giusto? Le calle che si incrociano con le avenide formano le quadre. Le quadre, che come abbiamo detto in altri video sono gli isolati. E gli isolati sono raggruppati in colonie. La colonia di Playa del Carmen Centro è la colonia che si chiama Gonzalo Guerrero. Ah, grande! E pensate che questa parte dove stiamo passando, vi faccio vedere, fino a una ventina di anni fa era solo sabbia. Sin ocasiones no hay salida para un dilema remediar. Hay que seguir buscando opciones que de inmediato no se encuentran. El juego está. Che dovete sapere che quel Messico non ci sono le sterilizzatrici dei bicchieri, delle tazze, così come ne fanno male, quindi noi ci dà un po' cosa bere. Il lavaggio di piatti, bicchieri e posate è leggermente approssimato, diciamo. Ma secondo voi io ho la faccia del gavaccio? Dice la serie di sì, ma secondo me no. Cioè. Sì, perché un tempo passavi di qua sulla Quinta Avenida e ti dicevano Italia. Cioè, la serie proprio scritta in faccia, anche avendo vissuto qui tanto tempo, ci avevi sempre scritto Italia. Adesso vuoi Ale con la sua Miss, cappellino così, vuoi che tutte e due ci abbiamo la maglia della Root e ci prendono per americani. Quindi adesso inizierà. Adesso vediamo. Comunque, dalla calma all'interno di Cacao ci stiamo fiondando verso il manicomio, il centro più centro. Siamo davanti alla bodeghita del Medio, che non è a Cuba in centro, perché c'è anche qui, dai, che c'è anche qui a Playa, c'è la bodeghita quasi uguale, non proprio a quella che c'è a Cuba, ma che vuole riprendere lo stile. E ovviamente c'è chi se ne approfitta subito e balla meglio di me, eh?
E via, benvenuti nel manicomio di Playa del Carmen. Andiamo avanti così. Ma fosse tutto così il manicomio di Playa, ci metterei la firma. Questo è il manicomio bello, almeno. Da considerare che sono le 3 del pomeriggio, sì, cioè l'ora della siesta. Esatto. Le situazioni se nos vienen a presentar. Todo depende al individuo y cómo su carga la vaya a llevar. Váyame allá, tú lo ves. Siempre en la brega. Playa è una destinazione così mix and match, cioè turisti ci vengono un po' di tutti i tipi. Però sinceramente c'è un sacco di turisti da Instagram, secondo me, qui a Playa adesso. Ancora di più a Tulum, secondo me Playa comunque di meno regge. Ci sono backpackers, ci sono messicani, italiani, stranieri, però Tulum invece è tutto personaggini. Qua anche a Playa vengono un sacco così di figheire praticamente che vogliono così un po' sfilare sulla Quinta Avenida, eh? Alla ricerca di notorietà. Sì, esatto, alla ricerca di followers. Anche noi siamo alla ricerca di followers. Noi sempre. Comunque, Quinta Grill. Quinta Avenida Playa del Carmen. Esatto! E che allora la Quinta Avenida Playa è uno dei posti insieme a Sharm el Sheikh dove ci sono quelli che noi chiamiamo i butta dentro più aggressivi. Serè. Siccome sulla Quinta Avenida a Playa del Carmen non ci sono i baracchini di grill e di cose genere da assaggiare, c'era una ragazza qui prima che mi ha offerto massages. Se gli chiedessi un assaggio di massages, come lo vedi? Sì, qua sulla Quinta Avenida a Playa del Carmen famosissima. Anche massages de parejas, cioè massaggi di coppia. Con l'happy ending. E quello, sai, cioè voglio dire, a un diversamente giovane potrebbe anche far piacere, eh. Oh, mi sembra di essere in Texas, dove dicono più grande è meglio, più grande è migliore, eccetera, eccetera. Da notare, mai visto al mondo, mai visto al mondo, un biliardino, come si dice in toscano, oppure calcio balilla, con 26 giocatori per squadra. È lungo 3 km e mezzo. E qui addirittura sulla Calle 6 è la più frequentata in assoluto della comunità ebraica. Tant'è vero che qui abbiamo il loro candelabro con l'augurio del rabbino di zona. E ci dobbiamo sbrigare ad arrivare in fondo alla Quinta Avenida, termina dove c'è il terminal dei traghetti che portano all'isola di Cozumel, anche perché tra un'ora ci scade il ticket del parcheggio e qui non guardano mica in faccia nessuno. Qui è un attimo che ti mettono già le ganasce nelle ruote e il problema è che poi andare a recuperare i tipi che te l'hanno messa per farle togliere anche pagando la multa è sempre un'impresa, quindi assolutamente dobbiamo fare di corsa nell'ultima ora che abbiamo a disposizione qui sulla Quinta Avenida per poi calcolare anche il ritorno quasi correndo.
andare in giro in questi giorni è proprio uno spettacolo, si vede qualsiasi rappresentazione per strada. Carini, questi sono tutti ragazzini, tipo avranno 15 anni. Siamo arrivati al Parque Fundadores, che è in assoluto il centro più conosciuto di Playa del Carmen. È anche il più antico, anche se poi con gli anni è stato rimodellato, sono stati aggiunti monumenti, sono state aggiunte infrastrutture per i turisti. Però diciamo che tutto dagli anni 90 si è sviluppato intorno a questa zona del parco. Adesso qui c'è una montagna di gente, perché ci sono delle piccole rappresentazioni locali di gente in costume, spettacoli maya e altre che andiamo a vedere adesso. Situazione peggiore mai vista a Playa del Carmen in tanti anni, tra spiaggia consumata dal mare, mare sporco, quantità di gente in spiaggia pazzesca, è veramente un altro posto da quello che abbiamo lasciato noi. Giustamente questo è il post-Covid. Il peggio del peggio. Hanno veramente aperto i gabbioni a tutto il mondo proprio, cioè... Come dicono, non c'è più virus, dicono, la leggenda narra, anche se leggiamo notizie contrastanti, e qua c'è veramente l'impossibile. Delirio!